Buonasera Ok, lezione del 10 dicembre, invio praticamente di mail tramite le funzioni di PHP. Allora, come vedete praticamente, l'unica cosa, si utilizza la funzione mail in cui si manda come primo parametro a chi la devo inviare, come secondo parametro il soggetto della mail, come terzo parametro il messaggio. L'unico parametro leggermente diverso è l'ultimo, dove vedete io a fianco alla variabile dollaro underscore post txt email da, cioè la mail da cui parte il messaggio, ci ho messo a manina from due punti. In teoria from potete scriverlo anche in minuscolo, ma è una convenzione a scriverlo maiuscolo praticamente. Quello, l'ultimo parametro, è quello che viene chiamato header della mail, che noi abbiamo utilizzato un header estremamente semplice, perché stiamo mandando praticamente una mail in formato ASCII puro. Noteremo che questo header, cioè quest'ultimo pezzettino, quando vogliamo mandare una mail in formato HTML, che c'è cioè un qualcosa che sia interattivo anche, in qualche modo qui dentro ci andranno tutta un'altra serie di informazioni nell'ultimo parametro, quello from, che in qualche modo faranno capire al sistema che quella è praticamente quella praticamente è una mail praticamente che in qualche modo dentro ha delle informazioni supplementari. Quindi vedete, l'istruzione è estremamente semplice. Primo parametro, la mail di arrivo. Secondo parametro, il soggetto della mail. Terzo parametro, il messaggio della mail. Quarto parametro, l'header, che in questo caso è semplificato e contiene solo la mail da cui io sto inviando il messaggio. Chiaro? Di qua. E come avete visto, la mail è arrivata praticamente in maniera tranquilla. Allora, come utilizzare queste poche nozioni per poter praticamente fare questa registrazione alla newsletter? Allora, questo blocco, registrati alla newsletter, è un blocco che noi abbiamo inserito nel footer perché è fisso in tutte le pagine. Quindi ho il codice che mi interessa, il codice che mi interessa sta praticamente all'interno della cartella desktop, Inferiore. esatto, sta dentro la cartella include e si chiama inferiore.php. Ok? Bene, grazie Massimo. Hai attivato allora? Si chiama inferiore.php. Notate che questo è un codice puro HTML, per il momento non c'è niente dentro praticamente di PHP. Eh? Notate che io ci ho messo semplicemente un tag form, l'ho chiamato frm underscore newsletter. L'action, vedete che qui dentro ci ho messo il cancelletto, anziché metterci che doveva rimanere sulla pagina in cui si trova, visto qui che le pagine sono diverse. Ci metto cancelletto, quindi allora il secondo della pagina dove io faccio questa registrazione è sempre quella praticamente. Se lasciamo vuoto? No, ci devi mettere qualcosa, perché lui deve sapere dove praticamente andare dopo che ha fatto l'operazione. E vedete, ho utilizzato il metodo post. Ho utilizzato due campi praticamente testo, uno di tipo email, di tipo test, l'ho chiamato txt underscore email, e un secondo di tipo password, quindi come tale che viene criptato, non si vede quello che io scrivo dentro. Okay. E poi ho messo due pulsanti di tipo submit, uno che ho chiamato btn underscore register e un altro che ho chiamato btn underscore cancella. Quindi, come dice il nome del pulsante, uno servirà per registrarmi alla newsletter, uno invece servirà per cancellarmi praticamente dalla newsletter. Allora, la prima operazione da fare è quello che noi vogliamo fare fondamentalmente è quando io mi registro mi deve arrivare una mail dentro la mia casella di posta elettronica dove c'è un testo in formato HTML con un link dentro che quando io faccio clic dentro su questo link entro in una pagina non navigabile del sito che noi chiameremo, che ne so, newsletter, cioè una pagina che non compare, che non si può attivare da nessuno dei menu del sito, e quindi dentro io, a seconda se ho fatto clic su registrati o su cancellati, mi registrerò praticamente la newsletter o mi cancellerò dalla newsletter.
Il caso registrazione implica un inserimento di un record dentro una tabella che adesso andremo a vedere del database. Il caso cancellazione della newsletter comporterà praticamente non una cancellazione di tale record, bensì un update, perché là sicuramente ci sarà un campo di tipo booleano ST newsletter vero o falso, in modo tale che l'utente rimane sempre ma non gli vengono più inviate le newsletter. Dimmi. Ma volendo, cioè, teoricamente si potrebbe usare, per essere sicuro che non arrivano a quella pagina, cioè se ci arrivano non vedono niente, dei cookie che tutti che cliccando, oppure si usa un altro metodo. Per toglierla proprio in modo che neanche si scrivono sul loop, possono arrivarci, cioè, se ci arrivano dice un messaggio che non vuoi fargli vedere, diciamo. Sì, volendo sì, però tieni presente che quando uno si manda un qualcosa alla sua casella di posta, si presuppone che anche se il messaggio arriva, non è che lo può leggere qualcun altro. In teoria noi potremmo anche criptare il messaggio, nel senso che noi potremmo mandare anche delle informazioni criptate utilizzando le funzioni per cifrare praticamente le stringhe, quelle in MD5, SH1, 2, 3, 256, quello che è. Però fondamentalmente questo è il metodo più semplice. Ok? Puoi utilizzare anche dei cookie se vuoi, far leggere dei cookie. Però diciamo, questo è il metodo più semplice e lineare che riesce a far capire effettivamente come il processo praticamente da seguire. Ok? Allora, se io me ne entro praticamente dentro al nostro database, sicuramente dentro al ricette ci sarà praticamente una cartella che si chiama utenti newsletter, la vedete? Dentro questa cartella praticamente non so se ci sono praticamente, ecco, lo sapevo che questo mo no, questo mo adesso bisogna chiuderlo e non so perché e riaprirlo, ogni tanto lo fa. Allora, no, no, è il server PHP che ogni tanto fa i capricci, quest'ultima versione. Se uno per un po' di tempo in qualche modo non lo utilizza, se uno non lo utilizza praticamente lui prende e si pianta da quell'errore che è un errore. Allora c'è una cartella che si chiama utenti newsletter, io c'entro dentro, anzi mo c'entro da qui dentro perché adesso la svuotiamo. Che cosa si fa per svuotare praticamente? Allora, ricette, utenti newsletter. Ci sono già dentro, vedete, alcuni codici sono, alcune password sono già criptate dentro, vedete? Questa per svuotarla, vi ricordate qual era praticamente l'istruzione SQL che permetteva di svuotare una tabella rigenerando anche le chiavi primarie che sono dei campi che si hanno dentro? Truncate, non è delete, perché delete cancella la tabella ma non rigenera praticamente i campi portatori, truncate invece sì. Quindi io qui dentro adesso, se faccio, cancello questo che c'è scritto qui dentro e scrivo truncate table utenti newsletter, ok? Allora, se faccio eseguire praticamente questa query, sei sicuro di voler troncare bla 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 la tabella? Ok, perfetto. La tabella ormai è vuota, ok? E quindi come tale adesso io quando inserirò mail, password e lo stato. Lo stato è quello su cui noi andremo a giocare quando faremo la registrazione e cancellazione della newsletter. Questo campo per default è uguale a 1, quindi io mi aspetto che la prima volta che viene inserito praticamente un record, non esiste, tu puoi fare o il truncate e quindi svuotare la tabella degenerando i campi contatori, il delete
svuotando la tabella ma non rigenerando i campi contatori, e puoi fare il drop, ma cancelli proprio la tabella dal database, quindi la devi proprio rigenerare di nuovo. Non puoi creare una tabella senza un campo. Solamente per mandare un messaggio di benvenuto o di arrivederci praticamente all'utente, benvenuto, grazie per essersi registrato alla newsletter.